Sì. 1, 2. Eccoci. Allora, buonasera. Penso possiamo cominciare. 10 minuti classici di attesa sono passati. Possiamo cominciare, sono le 5:10. E così siamo con Francesco Leprino e Gabriele Manca. Alle ore 19, come sapete, ci sarà la proiezione di Inside al Cimarronde, lo titolo del mio film esattamente. Perché in inglese Inside? Prima non te l'aspettavi, perché Inside? Che dentro il Cimarronde mi suona proprio male. Suona, anche se vuol dire la stessa cosa. Certo, però è un concetto più figurato, Inside. Allora, personalmente sono praticamente felice di aver qua, a parte Gabriele, d'accordo, ma di avere Francesco Leprino con cui c'è un'amicizia, una collaborazione che dura non so da quanto, è meglio non dirlo perché non so, più di 20 anni, non lo so, da moltissimi anni. E la cosa che mi interessa dire, lui non vuole, Francesco è curioso, siamo qua a presentare un suo film e ha passato il tempo a dire non voglio che parliate di me, ed è la cosa abbastanza curiosa perché il film è suo, quindi almeno qualche cosa mi sembra inevitabile. Sono uno strumento. Sì, sarei anche uno strumento. Ma, allora, quello che interessa a me dire di te, Francesco, è che il tuo modo di usare da ormai, quindi abbiamo contato da 25 anni, 26 anni, dal 95, giusto? Di usare il mezzo cinematografico con un legame strettissimo con la musica e come una specie di lama che sceglie delle tematiche, tra l'altro differentissime, perché si va da cose molto contemporanee, come nel senso, chiamare contemporanea una cosa che comunque ha 50 anni e più, non lo so, però rientra in quello che si dice musica contemporanea. No? Posso interrompere? Perché pensavo una cosa sì, proprio sì, così, così, no? Sì. Ecco, io ho curato anche una trilogia di Alessandro Solbiati, la parte video di una trilogia di Alessandro Solbiati, dove il terzo anello sta per uscire di DVD. No? Ecco. Questa è la vendetta, perché non vuole parlare di lui, allora io non c'entro niente, sono un no, la cosa molto importante da dire, sono serio, è che tu hai sempre usato il mezzo cinematografico e tra l'altro a mano, secondo me, mettendo a fuoco in che senso il mezzo è veramente cinematografico, per approfondire, per fornire a tutti noi, musicisti e non musicisti, questa è l'altra cosa molto interessante e importante, punti di vista differenti su compositori, opere, a volte molto noti, no? Voglio dire, si sono fatte cose su Mozart o su Scarlatti, ma già arrivando a Bach, il taglio dato era stato un taglio molto particolare, cioè partendo dall'arte della fuga, che non è certo la cosa più nota che Bach abbia scritto, più popolare diciamo che abbia scritto, e utilizzando i suoi 20 contrappunti come dell'arte della fuga, come 20 capitoli di un percorso attraverso la biografia bachiana, eccetera. Oppure affrontando figure molto note musicisti, magari meno note in generale come Gesualdo La Menosa o come Stradella, ma anche sono delle biografie che si prestano moltissimo, se vuoi, al romanzo, anche in qualche modo, no? Perché sono biografie particolarmente ricche, segnate dai famosi omicidi più o meno, insomma. Ogni volta che ho visto un film di questo genere, lui non sa quello che sto per dire, quindi... che ne so, conoscendo abbastanza bene ad esempio l'arte della fuga, tutto sommato, mi ha sempre fornito punti di vista molteplici, a volte con una polifonia all'interno del film da fare un po' girare la testa. Questa è un'attitudine di Francesco, e sarà anche qui, è quella di sommare veramente punti di vista differenti e di alternarli in maniera anche piuttosto rapida, e quindi bisogna stargli dietro effettivamente. Però ci si trova alla fine estremamente arricchiti da questo punto di vista. Allora, questa sera il centro è un'opera di Hans Werner Henze, e quindi adesso magari diciamo alcune cose su questo compositore nato nel 1926 e morto nel 2012. Mi piace dire che il Cimarron, forse non credo che nessuno di voi fosse presente, fu eseguito su questo palcoscenico, non mi ricordo l'anno esatto, che era questo 2013 o 14, quando gli anni passano poi, per un motivo molto particolare, che mi piace dire perché stupirà molto, all'epoca presidente del conservatorio era la signora Mazzocchi, che non è un musicista, evidentemente.
evidentemente un'appassionata di musica. Io all'epoca mi occupavo di produzione musicale, quindi probabilmente era dopo il 2013, e la signora mi disse con grande passione che per il suo esimo compleanno, non è corretto dire quale compleanno di una signora, si voleva regalare, attenzione pago tutto lei, una messa in scena del Cimarron di Hans Werner Henze. La cosa veramente mi riempì di stupore, cioè non ha chiesto di fare Rigoletto, cioè ha chiesto di fare un'opera recente e neanche tra le più facili, e superato il stupore ci devo molto da fare. Non fu una cosa facile, perché poi ne parleremo, ci vuole una voce con una presenza scenica particolare, un uso della vocalità veramente particolare, non è tanto facile trovare chi lo faccia. E venne credo una buona esecuzione del Cimarron qua, con mezzi poveri, però ma poi penso che a Henze il mezzo povero piacesse, cioè voglio dire, è nel clima di questo lavoro. Quindi è interessante, perché non molti anni fa venne fatto qui. Hans Werner Henze, dico veramente due cose soltanto, poi passo il microfono a Gabriele di fianco a me e a voi due. È un compositore molto particolare, nel senso, quindi nato in Germania nel 26, che vuol dire esattamente della stessa Germania, voglio dire, Karl Heinz Stockhausen aveva due anni meno di lui, ed era la stessa Germania. Una passione musicale è stata un po' versata dalla famiglia, ma vabbè, questo capita a molti. Quello che è importante notare da subito è che già quando aveva 20 anni, grosso modo, c'era già un orientamento verso il teatro musicale. Vuoi come maestro collaboratore di un teatro, vuoi anche perché il suo primo lavoro era di fatto un lavoro teatrale, e questo andava abbastanza contro di fatto un ambiente culturale, parlo di quelle possibilmente dell'avanguardia del dopoguerra, che per un bel po' di anni hanno abbastanza demonizzato il teatro. Voglio dire, Stockhausen ci è arrivato ma negli anni 70, Kulesa non ci è arrivato mai, Berio ci è arrivato abbastanza presto, ma non certo in quegli anni. Henze peraltro frequenta anche, va anche ai Ferienkurs di Darmstadt, quindi ci prova a frequentare le avanguardie, ma evidentemente il suo punto di vista è da subito abbastanza diverso, comunque aveva studiato con docenti abbastanza lontani dall'avanguardia. L'altro elemento fortemente connotante del personaggio di Henze è la sua da subito, credo da quasi subito, netta posizione politica, devo dire comunista, va bene, marxista, assolutamente marxista. Avete scritto il Partito Comunista. Ecco. E devo dire che ho letto con uno stupore, perché evidentemente succedeva anche questo, che nella Germania della metà degli anni 60 una sua opera fu fermata dalla censura, sembra di parlare, non so, dell'Austro-Ungarico, ma si bloccata. Bloccata perché compariva un grande ritratto o fotografia di Che Guevara, e credo una bandiera rossa, una cosa di questo genere. Pensare a una censura che agisce in questo modo... Qui è un antecedente cubano. Quindi... No, esattamente. E anche abbastanza, fa abbastanza sorridere che a quel punto si sentì stretta la Germania, anche perché anche la sua omosessualità era mal raccolta, fino a qui va bene, ma che ritenne il paese ideale l'Italia, ci fa onore, ma... Abbastanza divertente. Abbastanza particolare. Anche perché se pensiamo all'Italia di quegli anni, non è che fosse pure l'Italia più illuminata. Fra l'altro... Non è mai stata più illuminata l'Italia. Fra l'altro, intanto, Henze sceglie di venire in Italia per superare questi due gap che aveva in Germania, cioè uno era la posizione politica e l'altra l'omosessualità. Quindi l'Italia è un paese più aperto, molto più aperto della Germania. Beh, secondo la sua idea, probabilmente, anche forse aveva qualche riferimento, diciamo, da come la vedeva lui, all'Italia rinascimentale, sì. Era qualche idealizzazione. Dell'Italia democristiana. Se c'è rimasto per 60 democristiana. Però voglio difendere l'Italia, però se c'è rimasto per 60 anni, vuol dire sì, che era no, l'Italia democristiana degli anni 50, 60, ha prodotto, per esempio, la RAI, delle come dire, avuto delle uscite culturali strepitose. Se pensiamo che alla RAI si lavora Umberto Eco, un personaggio di un livello altissimo, che poi la RAI ha dato a disposizione gli spazi a Berio e a Maderna per lo studio di fonologia. Quindi in quell'Italietta, in un'Italietta un po' acciaccata, molto acciaccata dalla guerra, insomma, alla fine tutto sommato i segnali c'erano, quindi probabilmente lui forse un po' idealizzato un'Italia così neorinascimentale che magari non esiste, o forse non è mai esistita davvero, e comunque
sicuramente c'era questa spinta un po' romantica verso l'Italia, che però lo ha trattenuto per 50-60 anni, fino alla morte, praticamente italiano. Quello che è interessante e bizzarro di questo personaggio è proprio la sua, come dire, altalenante adesione e aderenza alla cultura del tempo, cioè allo spirito del tempo. Cioè, Henze non si può dire che fosse un compositore reazionario e conservatore, ovviamente, ma non si può dire nemmeno che fosse un compositore delle avanguardie che in quel momento, in quegli anni, dopo, quando è un po' rinato tutto il tessuto culturale italiano e europeo, da Darmstadt in poi, non ha mai partecipato, ha partecipato perché era curioso, ma non è mai entrato in questo flusso, in questo fiume delle avanguardie. Pensiamo ai personaggi che si manifestavano in quegli anni, no? È anche un po' più tardi. Quindi, tuttavia, è un personaggio estremamente inafferrabile per quanto mi riguarda. Io ho sempre fatto molta fatica a afferrare Henze. D'altra parte è un compositore di importanza assoluta, ovviamente, ma decisamente inafferrabile, e in questo forse il suo grande fascino, cioè un compositore che ha percorso anche generi molto diversi, in tutto sommato, perché lui poi lo vedrete nel Cimarron, lui comunque affronta anche dei generi molto, molto figurativi, se possiamo dire così, cioè lui a un certo punto, dopo molti numeri, basati su una scrittura semi aleatoria o semi, insomma, con indicazioni piuttosto vaghe, ma poi ne parleremo ancora se volete. Lui ogni tanto mette una canzone cubana, o mette un ritmo di abanera, o mette un song proprio, veramente in stile, si può dire, magari con delle diciamo, venature un po' neoclassiche in certi casi, no? Quindi in questo senso era un compositore decisamente molto disinibito, quindi poteva... E da questo punto di vista credo che sia in questi percorsi tortuosi della storia della musica, ma anche della storia del pensiero, della cultura, eccetera, io sono cresciuto personalmente avendo una specie di diffidenza un po' verso Henze, appunto perché... Non l'ho conosciuto, però ho conosciuto la sua musica soprattutto dell'ultimo periodo, quindi fortemente neoclassica, no? Diciamo, per intenderci. Infatti quando avevo conosciuto il Cimarron ero rimasto sorpresissimo del fatto che ci fosse questo. Pensando all'oggi, evidentemente Henze, nel nome del teatro, anche il cuore compositivo di Henze è sicuramente il teatro, nel nome del teatro si permetteva di essere... tra virgolette si permetteva di essere un compositore totalmente onnivoro, cioè un compositore che cammina un po' di sopra di ciò che bisogna fare, tra virgolette, per appartenere all'epoca in cui si lavora, quindi che rifiuta di appartenere all'avanguardia, dopodiché ne usa perfettamente, questo contravvento dalle pagine di partitura, ne usa perfettamente gli stilemi, li usa quando gli servono. Questa natura un po' onnivora, devo dire che piaccia o non piaccia, a me non sempre piaccia, è una cifra fortissima dell'oggi, nella trasversalità, la non ideologia, il poter fare tutto il contrario di tutto, fa fortemente parte dell'oggi, molto più che non dell'epoca in cui lavorava Henze, soprattutto di questo periodo. Diciamo subito, Cimarron è un'opera composta tra il 69 e il 70, per intenderci, quindi stiamo parlando di questo. Vediamo, dunque a questo punto... Però parliamo anche del termine, perché lui lo chiama recital, per cui appunto anche questo è interessante, perché non la chiama opera, non è un'opera, oppure forse sì, perché è un'opera perché è fatta di numeri, no? numeri chiusi, come si usava nell'opera pre-riforma. Ti do la parola subito perché sei tu il centro dell'attenzione, non io. No, volevo dire che non è un'opera, non la definisce opera. Probabilmente lui detestava anche gli allestimenti simil teatrali, ma come ne parlavo con Francesco al telefono l'altro giorno, il teatro parliamo di Cimarron in questo caso, sgorga da questa partitura, dalle note, dalla musica. Allora, quindi, come dicevi giustamente, era una persona molto pragmatica. Cioè, il teatro era il centro della sua attenzione, se gli serviva una bandiera ce la metteva,
si inseriva un cluster di suoni completamente ruvidi, li metteva. Quindi questo, da questo punto di vista, è molto affascinante questa sua veramente atteggiamento disinibito, totalmente disinibito. Scusami Francesco. No, volevo soltanto precisare che questi due signori che mi stanno accanto sono due compositori che si possono senz'altro ascrivere all'avanguardia musicale del secondo Novecento e anche di questo millennio. Quindi detto questo, con esse si è verificata una cosa un po' particolare, secondo me si è verificata anche con compositori anche ben più noti di lui come Stravinsky, non lo so per dirne uno, cioè di essere totalmente liberi rispetto alle tendenze che c'erano nell'aria e di avere un'urgenza espressiva di rappresentare. Quindi rappresentare qualche cosa. Il teatro, proprio, anche se ha fatto 10 sinfonie, mi pare, ha fatto tantissime cose anche strumentali, però la sua urgenza era quella teatrale. La sua urgenza era quella di esprimere, quindi di usare tutti i mezzi possibili a sua disposizione. Potevano essere mezzi tonali, dodecafonici, strutturalisti, jazz, eccetera. Però utilizzati sempre secondo una visione in qualche modo che unificava nel suo teatro. Sì, anche qui ci sono dei son cubani, ci sono delle abanere, c'è un certo stilema con cui sono usate, non sono delle citazioni incollate lì. E a me piace pensare che tutto questo ritorna anche con il Cimarron, ma ritorna anche con lo spirito cubano, cioè Cuba è un paese che io definisco fortemente sincretico e anche la musica di Enze è sincretica e quest'opera in particolare. E sì, hai parlato, mi pare che la prima opera di teatro musicale, che era Bundestheater, mi pare, aveva fatto un'altra cosa in comune con te, adesso cioè, parlo di te, aveva in comune Cervantes, no? L'ultima opera rappresentativa di Alessandro Sorbiati è basata appunto sul retablo di Cervantes. Ma e quindi, che tra l'altro mi venivano in mente dei paragoni, ci sono nell'ambito di un teatro cosiddetto sublimato, in cui non succede nulla in scena, ma tutto è evocato dalla musica, dal testo, dalle parole. Anche in questa tua opera siamo sulla stessa linea, a me veniva in mente nel passato anche Don Perlimpin di Maderna, piuttosto andando ancora indietro anche all'Istuario Soldati di Stravinsky, cioè tutto un teatro che si serve di che non si serve di mezzi scenici, ma che sublima tutto attraverso la musica. Poi qui adesso se vogliamo scendere nello specifico, la cosa interessante del Cimarron, che è un'opera che mi ha un po' tormentato per tanti anni, tormentato nel senso, dico, prima o poi devo farci qualcosa, sta nel fatto che questi quattro musicisti interagiscono in una maniera che attraverso anche il loro modo di suonare gli strumenti, di utilizzare anche la voce, cioè, ci esprime una teatralità, addirittura all'interno loro creano alcune volte una musica di commento, come si fa nei film, no? Per creare uno spazio scenico che non si vede, che non c'è. Qualcuno vuol dire, ma scusate, mi dite che cos'è il Cimarron? Forse è il caso di farlo, nel senso è il caso di fare prima, e forse dovrei, non credo che beviate fino a là, ma alla base c'è questo libro che si chiama Autobiografia di uno schiavo, e forse chiedo a te di dire il punto di partenza e che cosa parla, perché è così forte come argomento. Sì, alla base, quindi dobbiamo andare ancora più indietro. Il Cimarron in tutta la cultura latinoamericana è lo schiavo che fugge. Lo schiavo che fugge per conquistare la libertà. Questo non c'è soltanto a Cuba, c'è proprio praticamente diffuso nella cultura latinoamericana. E dopodiché ci furono tanti Cimarrones a Cuba, stiamo parlando del periodo della dipendenza dagli spagnoli, il periodo dello schiavismo,
che era molto, molto diffuso appunto a Cuba, come del resto anche nell'America del Nord. E uno di questi Cimarrones ebbe una vita molto particolare, questo Esteban Montejo, vissuto, nato nel 1860, è vissuto 114 anni. Non è una cosa strana, sapete, chi è andato di voi a Cuba sa che Cuba è un posto di ultracentenari, ce ne sono tantissimi. All'Hotel Nazionale, che è uno degli hotel principali più grandi di Cuba, c'è un manifesto in cui ci sono persone, le foto di persone che sono vissute fino a 124 anni, non lo so, una cosa... L'anagrafe forse non funzionava benissimo, però è probabile. Sì, però infatti, erano molto belli, sicuramente. In realtà Miguel Barnett, che è quello che ha scritto appunto la biografia, dice di essere nato nel 1860. L'anagrafe è quello. Sostanzialmente Barnett scopre una specie di... quello che una volta che chiamavamo ospizio in una casa di riposo per anziani, scopre quest'uomo all'inizio degli anni 60, poi lui muore nel 74, e gli fa una lunga intervista con registratori, c'erano allora di fortuna, e essendo Barnett allora ancora giovane, essendo un giovane antropologo pieno di passione, eccetera, riscrive questa intervista e ne fa un libro che poi appunto libro di successo, più di 70 edizioni e così via. Quindi con un passaggio, diciamo, da un racconto epico orale a una scrittura, quindi un passaggio dall'oralità alla scrittura. E quindi ci sono, a me è piaciuto anche in questo film, docufilm, mettere insieme questi vari passaggi, la tradizione orale e la tradizione scritta, il passaggio dalla tradizione scritta verbale alla musica, quindi l'accostamento fra la musica caraibica e la musica colta europea. Cioè che la parola Cimarron ha anche un altro, cioè esattamente quello che tu hai detto, ma significava la fuga di un animale addomesticato nella selva, cioè per cui gli schiavi erano considerati esattamente come animali addomesticati, alcuni non erano abbastanza e scappavano, e quindi erano considerati esattamente come degli animali addomesticati che tradivano questa loro condizione per scappare e tornare nella selva. In questo caso anche lui passa molto tempo nella selva, questo signor Montejo, passa un... Sono andato negli stessi luoghi, sono questi. Che era poi il Pinar del Rio, quella zona, giusto? Una cosa del film, avendolo visto, forse è un fatto di ignoranza, potevo cercarmelo da solo, credo che faccia apposta a non dare quasi mai, forse mai, delle date. No? Ad esempio, a me manca, io non so quando, permesso che lui era scappato prima, quando è stata tolta ufficialmente la schiavitù a Cuba, cioè in che anno è successo. Perché comunque quest'uomo, non so se i 114 anni sono veri, però certo era molto vecchio, perché se non mi sbaglio, lui non è nato a Cuba, no? No, lui è nato a Cuba. Sì. È nato a Cuba. Sì, sì, anche se si dice che appunto veniva dall'Africa. Diciamo che la dimensione epica un po' annulla... Sì, certo, la sì. Cronicità diventa tutto un po' asincronico, sì, no? Tutto, sì, sì. Quindi lui combatte la guerra contro gli spagnoli, poi anche contro Battista, insomma, e fa vedere anche come non c'è una data in cui la schiavitù, come dire, viene, perché anche dopo che viene, come si dice, poi nel corso torna nei campi, ritorna, non è vedere. Era una finta libertà, la falsa libertà, come chiama in uno dei capitoli, sono poi 15 capitoli. Il recital sarebbe, come sapete tutti, una serie di canzoni messe in scena. Lui evidentemente con questo titolo voleva un po' riportare a un albero un po' popolare, se vogliamo, queste 15 parti, che sono 15 parti a volte che appartengono a un'evoluzione della vicenda. Altre parti invece che appartengono invece alla puntualizzazione di alcuni aspetti, per esempio i preti, per esempio le donne, cioè, e altre cose.
Quindi in queste voleva creare una sorta di arco narrativo che rispetta perfettamente poi il testo di Barnett. Le parole sono solo quelle distillate in maniera molto sapiente, e qui dobbiamo citare anche un altro nome, da questo grande personaggio ancora vivente che ha 94 anni, che è Hans Magnus Enzensberger. Uno dei più grandi scrittori tedeschi e anche filosofi. Quindi da noi forse è famoso questo piccolo testo che si chiama Il mago dei numeri, per cui lui si comporta proprio epistemologo, anche quindi poeta, eccetera. E tutte e due erano marxisti, fu Enzensberger a far scoprire questo testo e questo personaggio a Enze, e andarono insieme a Cuba poi. Sì, ma c'è una cosa che secondo me è molto importante da dire. Si correrebbe il rischio di prendere il testo di partenza piuttosto che l'opera di Enze, piuttosto che rivederlo oggi, come qualcosa della storia. Mentre secondo me proprio il fatto di non dire i suoi 114 anni sono veri o erano 108, chi se ne frega, no? Cioè, oppure, ma esattamente quando è successo che, in fondo che ci importa? Perché che ci importa? Perché in realtà viene da dire che, so che lo sanno tutti, però è importante dirlo, che oggi ci sono infinite forme di schiavitù intorno a noi in molte parti del mondo, ovunque, forse anche nei campi del Sud Italia. O non lo so, insomma, ci sono infinite forme di schiavitù. Quindi, parlare questo anelito alla libertà, questa figura, questo liberarsi, e tutta l'epopea che ne segue, e gli infiniti sguardi da vicino e da lontano che ne dai tu col film e che ne dai in sé, il rivederlo con una musica che fa uso di tecniche nuove e di cose con radici più antiche. Per me la cosa fondamentale da dire è questa cosa, l'argomento, il modo che è fatta, il modo che è fatto il film anche, il modo che è fatta l'opera, ci porta tutto questo terribilmente vicino e ci dice guardate che non stiamo parlando di cose che non ci sono più nel mondo, ma stiamo parlando di qualche cosa che c'è fortemente nel mondo. Visto così la cosa poi mi colpisce ancora infinitamente di più. Per quello che il racconto epico non ha una cronicità, non ha una temporalità, perché appunto è sempre vero, è sempre moderno, è sempre contemporaneo, purtroppo, no? Ecco. E non so, vogliamo far sentire una cosa di queste. Volevo cominciare facendo sentire due esempi di come usa la cultura caraibica Enze. Francesco aveva fatto vedere due esempi che sono esattamente due parti dell'opera, ovviamente non mi deve far pensare che il film sia il film dell'opera, nel senso che ci sono, adesso il conto non lo so fare, ci sono un notevole numero di piani che si sovrappongono, cioè brani, brandelli, o meglio, si segue l'opera attraverso il capitolo, questa è una tecnica tua, è come con i contrappunti dell'arte della fuga, tutto sommato. Sono solo alcuni frammenti, certo, ma il contrappunto non di Bach ma di Lebrino è contrappuntare brani dell'opera con interviste a persone della strada,
di Lavana, che a volte dando delle risposte, qui chiedeva che cos'è l'ossimarone, dando delle risposte a volte fantasiose, cioè qualcuno non lo sa proprio, o qualcuno dice, insomma, no. Ma la posizione è differente. Mettiamola così, sì. Alcune più rare, altre no. Oppure, visto che siamo in conservatorio, l'intero film punteggiato ripetutamente da qualcosa che non posso definire soltanto intervista, ma un incontro con due musicisti fondamentali, Elena Caso di chitarrista e Nicholas Isherwood baritono e molteplice interprete di Cimarron, anche avendo tutte e due, anche avendo lavorato con Enze, nel caso di Elena non lo so, nel caso di Isherwood sì. Di aver lavorato con Enze, ma Isherwood poi dice che Enze però diceva no, come? Ho lasciato apposta molto spazio alla libertà dell'interprete e lei mi viene a chiedere come vuole che io faccia certe cose e faccia lei, insomma io voglio vedere come le fa lei. E in questo senso le due interviste, ripeto un termine che mi piace, insomma i due incontri presenti varie volte nel corso del film con Elena Kasowi, con Isherwood, entrano anche abbastanza tecnicamente nel lavoro, cioè si parla delle varie tecniche di scrittura, delle varie tecniche vocali, dell'utilizzo della chitarra, eccetera. Quindi un altro degli elementi fondamentali è in questo contrappunto tra opera, narrazione dell'opera, cioè opera come messa in scena, immagini di un presunto fuggitivo che fugge nelle foreste e quindi eventualmente video stop fiction, diciamo. Interviste nella Havana di oggi o nel mondo cubano di oggi a varie persone, interviste a due musicisti che hanno interpretato ma non la versione che vedete perché sono altri musicisti e che parlano in maniera più tecnica, tutto questo monta a poco lo sguardo dell'opera, ma ripeto seguendo l'opera. Questa è un po' la storia del film, no? Sì, io purtroppo sono barocco, avrei voluto essere romanico ma sono barocco. Ci posso fare, a qualche volta anche rococò. No, forse due cose si possono, visto che avevi messo la scrittura a un certo punto, ma due cose sulla scrittura e quindi più che sulla scrittura sull'interpretazione. Quello che è il punto che è riportato nel film, sono molto belle le interviste. Isherwood racconta questo fatto, lui è andato lì pieno di sacro timore a parlare con Enze, il quale ha detto appunto quello che diceva adesso Alessandro. Ma veramente sono io che vorrei sapere come lo fai. Allora, questo è molto interessante. La scrittura è una scrittura, diciamo, aperta. Una scrittura aperta che non è, diciamo, troppo impositiva. Dà delle indicazioni abbastanza piuttosto chiare, ma non è impositiva, è molto aperta. Allora, questo lascia naturalmente lo spazio a versioni totalmente, potenzialmente, completamente diverse. Poi, purtroppo, c'è un elemento che pesa su di noi, che è da una parte la tradizione, cioè questa c'è una tradizione di Cimarron ormai, e poi ci sono le registrazioni che sono una tragedia da questo punto di vista, perché sicuramente adesso non interpreto quello che pensava Enze, pur non avendo neanche conosciuto, ma la bellezza e il fascino di questa scrittura è proprio questo, cioè consiste proprio in questo, cioè non nella disponibilità all'interpretazione, ma proprio per quello che era la scrittura fino a un certo punto, un'indicazione. Perché tutto il resto era, come nella tradizione orale, ma era la pratica. Quindi l'affinamento continuo delle successive interpretazioni, delle successive esecuzioni, e rende viva una partitura, rende viva una composizione, non chiamano partitura. Quello che forse, adesso faccio, non è polemico, però quello che forse si è andato perdendo negli ultimi decenni è quello di una eccessiva, come dire, codifica, una partitura troppo prescrittiva. Cioè lì è, come dire, il congelamento di un pensiero musicale. Nel caso di Enze è magnifico quello che dice Enze a Isherwood, ma veramente sono io che devo capire com'è. Lui ha organizzato un'invenzione, ha organizzato una letteratura, come diceva Bussotti. Poi la sintassi si occupa l'esecutore di come manifestarla, e questo è molto interessante. Ho citato Bussotti anche non a caso, perché quello qua è un passato, un omaggio a Silvano Bussotti, che è scomparso
pochi giorni fa. Ecco, per dire che la bellezza, e anche la bellezza contraddittoria di questa partitura, che comunque è molto potente, è proprio qui. Da una parte c'è una definizione estrema della situazione, delle situazioni, prima di numera con un titolo i 15 punti della partitura. Ognuno ha un titolo, ognuno ha un carattere ben preciso, le donne, il macete, l'ultimo, no? La ribellione, la battaglia, sono molto, molto caratteristici. Cosa che probabilmente non si farebbe in un'opera dove il flusso narrativo è un pochino più elastico. No? Invece lui dà, questo è un esempio di scrittura precisa. Dà dei numeri, sì, ecco, passa da una scrittura precisa, meticolosa, vedere. Siccome avete preso alcune pagine, io partirei, lascerei questa a rimetterla dopo, e partirei dalla più aleatoria man mano verso la scrittura finita, perché non importa, non so se tutti presenti, ma non importa, perché sono, le prime si guardano quei disegni, il passaggio progressivo da scritture che lasciano la più totale libertà di interpretazione fino alla scrittura definitissima, ritmica, eccetera, fa capire lo spettro, anche a disegno, effettivamente, no? Adesso non so cosa c'è nelle spalle, ecco. Ma lui, cioè, addirittura, sì, certo, questa è una scrittura di tipo grafico, come, devo dire, è un compositore che sì, era molto indipendente, però era, come dire, parte del suo, cioè faceva, come che viveva nel suo tempo, era il suo tempo. E questo tipo di scrittura, una scrittura che è abbastanza diffusa negli anni 60, 70, beh, pensiamo, torniamo su Bussotti, ma non solo, gli americani, Earl Brown, per esempio, tutti i compositori che hanno usato una scrittura molto aperta, nella quale si indicava un atteggiamento, non esattamente un atto, forse un atto in senso molto ampio, ma non degli atti precisi. Se io ho una partitura prescrittiva, ho degli atti molto precisi, molto definiti. In questo caso c'è una scrittura di tipo, diciamo, aperto. Quindi quello che addirittura probabilmente il tipo di scrittura è legato anche al carattere di ciascuno di questi pezzi. Devo dire che in qualche maniera Henze è quasi didascalico, perché quando si tratta di parlare delle donne, di cosa rappresentano le donne, quelli fa questa specie, dato che è abbastanza molto bravo quel cantante, in quel caso c'è una rappresentazione esatta di quello che è la sonorità, il suono caraibico. In maniera iperrealistica, guarda, no? Un piccolissimo commento su quello che vediamo alle spalle, perché ho fatto fatica anch'io a vederlo. Notate che questi segni grafici, ma se io vi dico che di fianco la parte superiore, lasciate perdere le note scritte sopra che sono per la voce, ma quello che continua, la riga superiore è per il flauto, quella centrale è per la chitarra e quella sotto è per le percussioni. Non è che cambi qualche cosa tra le tre, cioè sono indicazioni di gesto, dopodiché uno se ha in mano una chitarra fa certe cose, se invece deve scegliere su quale strumento percussione suonare è tutt'altra cosa, no? Sono più indicazioni di teatro quasi. Però appunto questo fa parte esattamente dello spirito del tempo, come dicevamo, a proposito, qualche anno fa avevamo eseguito qui, era Diego Petrella, fratello del chitarrista, fantastico pianista, che eseguiva i pezzi per David Tudor di Bussotti. Anche lì un pezzo è tutto scritto con le note, i valori, un pezzo è completamente grafico. Allora, lì, lui, giovane pianista, fantastico, la prima volta che davanti a una partitura mi dice: che devo fare? Cosa suono? Tu interpreta tutto questo, questa grafica. Scusa, diciamo, dai, Diego Petrella da ieri sera, secondo premio, quel primo non attribuito al concorso internazionale di pianoforte di Serena, Lettere Pozzoli. Visto che l'hai nominato e visto che esce da questo conservatorio, diciamo. No, volevo anche dire una cosa che è anche scontatissima, ma che bene a volte ribadire. La musica, tutta la musica, in tutte le epoche, in tutte le geografie, in tutte le origini della musica, nasce come musica orale. La musica è di tradizione orale. C'è questo alveo della musica, anche quelle orientali, anche quelle classiche orientali, c'è questo piccolo alveo, diciamo, di circa 1000 anni della musica occidentale che è basata sulla scrittura. Beh, attenzione, quello che tu dici è verissimo, ma convive per molti secoli con la scrittura. C'è questo libro meraviglioso di Anna Maria Busseberger che parla della scrittura medievale, della grafia medievale, e della funzione della memoria nella scrittura. Per cui, cosa vuol dire? Che c'è una parte che viene
come dire, fissata sulla carta, una parte minima, tutto il resto è la pratica, le, come dire, la trasmissione orale, il passaggio da maestro ad allievo, da maestro a discepolo, tutto il resto non si scrive, non si scriveva, assolutamente no. Ma fino al Novecento anche. Fino a, possiamo dire che buona parte della musica, anche romantica... C'è delle partiture di Debussy, sì, che non scriveva le alterazioni degli accordi. Perché si sapevano. Delle triadi, perché si sapevano. Ma il problema è questo, che c'è stata una trasformazione, c'è proprio un problema lessicale, no? Cioè, l'esecutore e l'interprete. Noi siamo più concentrati sull'esecutore, come dire, l'esecutore materiale di una partitura, no? una specie di killer. Prima c'era l'interprete, molto spesso l'interprete era lo stesso compositore che suonava, e per cui la scrittura era molto, molto, dal nostro punto di vista, insufficiente. Però dal punto di vista anche di Henze, questa insufficienza crea invece l'apertura e la fiducia nell'interpretazione, quindi nella vitalità. Quindi questa partitura può andare avanti per secoli, con versioni sempre diverse, sempre che non si ascoltino troppo le registrazioni. No, farei andare avanti per vedere altre, sì, pagine di partitura, solo un secondo, sì, ma più velocemente che non questa, per vedere i vari strati intermedi di scrittura. Questo credo che, insomma, in questa sede è importante farlo vedere. Ad esempio, in questo caso, se voi guardate, perfetto, dunque, due parti superiori sono quelle della voce, insomma, del personaggio, poi il flauto, poi la chitarra e poi le percussioni. Chitarra e percussioni sono rimaste esattamente come prima, come la pagina precedente. Sì, abbiamo... stabilire che sono due parti, perché una è in una lingua e una è in un'altra. Ah, sì, giusto, molto, giusto. È molto divertente, perché la sciocca di intendere a molti soldi, che è raro lavorare molto in un copista, c'è da dire che quando c'è una sola parola, né in inglese né in tedesco, eppure... No, ma perché, l'unica due parole scritte nell'imitazione... Triumph e Shouts and Triumph, quindi se ne vedete due, perché una è per la lingua tedesca e una per la lingua inglese, anche se in realtà qua non ci sono parole, però allora, nell'ordine, chitarra e percussioni sono interamente aleatorie, insomma, indicazioni di gesto e basta. Il flauto ha le note interamente scritte, precisamente scritte. Certo, non c'è un'indicazione ritmica precisa, ci sono le onde di suono, in mezzo ci sono delle colonne e sono delle onde di suono, di note molto veloci, si suppone, però le puoi eseguire un po' liberamente. La voce ha una via di mezzo, perché ha dei brandelli scritti con note, con i trilli, con le articolazioni, con le piccole colonne, e poi ci sono invece dei momenti in cui chiede il grido trionfo, e con una scrittura che non è serratoria, cioè l'utilizzo di mezzi, avendo a disposizione un ventaglio che va dal totalmente aleatorio, indicazione di gesto, un aleatorio che però dà delle indicazioni più o meno precise, sempre precise, fino ad arrivare all'altra pagina. Però possiamo dire che è retoria, ma in qualche maniera è una scrittura neumatica. Sì. Cosa sono i neumi? Sono notazioni medievali che si usava fondamentalmente per il gregoriano, e ci sono diversi tipi di scrittura neumatica. La scrittura neumatica che si avvicina di più a questa è quella di San Gallo, che è quella senza punti, cioè con solo delle onde, che indicano il profilo melodico. Quindi sale, scende, sale, dritto, giù. Fondamentalmente è un ausilio alla memoria, ovviamente gli cantava la memoria. A prima vista, non esisteva la prima vista. Però sapeva se era andata dopo era più appunto più bassa. Esatto. Quindi erano dei simboli grafici che indicavano la curva, il profilo della melodia. Ecco, questo è un esempio invece di scrittura precisa, sia a livello di altezza sia a livello ritmico. Sì, però addirittura con la scrittura, qui siamo passati, perché non è soltanto precisa perché ci sono durate... ma è una scrittura, dovrei dire, ipertradizionale, con delle belle crome, ritmica, cioè non sono solo durate, ma sono ritmi. Qui siamo passati e sono solo di questa... È politonale. È politonale, c'è una linea, la linea della chitarra che, se si suona da sola, infatti a un certo punto è un caso di suona, sì, un frammento, è perfettamente in sol minore, sì, ed è perfettamente, se poi si suona con le percussioni e con tutto il resto, l'ambito è un pochino più squinternato, ecco, un pochino più neoclassico, un po' straniante, un po' vagamente cristiano. Vedere un'altra pagina, non so se ti serve.
Beh, qui siamo sempre poi alle vie di mezzo, perché in questo caso le note ci sono, ma le indicazioni di durata non ci sono se non al flauto e alla chitarra all'inizio. E sostanzialmente è chiaro che gli esecutori, ecco, questo è importante. E qui è evidente che gli esecutori sono chiamati fortissimamente a collaborare, cioè per questo è teatro, quello che c'è in scena è teatro, perché la voce deve, no, scusate, il flauto e la chitarra devono ricominciare a suonare quello che c'è scritto a fine riga quando la voce ha finito il testo e la sua sequenza melodica. Quindi in realtà la voce è un personaggio, ma gli altri non lo sono da meno, che sono chiamati e coinvolti in un unico gesto scenico. Sono attori quanto sostanzialmente la voce. In questo caso possiamo vedere quasi, no, non importa, una scrittura che potrebbe essere una trascrizione di un di Naomi Gregoriani, veramente. La scrittura della voce è, diciamo, essendo, essendo dedicata a questo numero, non questo, era dedicato ai preti, ed è un punto, sì, un punto dell'opera di questo lavoro di Enze particolarmente anticlericale, c'è un punto, la vocalità del cantante è una vocalità, diciamo, ecclesiastica in qualche maniera, sì, sì, un po' caricaturale, sì, naturalmente, sì, per un gregoriano. Questo possiamo farlo sentire, sì. Sì, tutto quello che dice è per una sorta di sonorità grottesca. Adesso ve lo dico, bla bla bla, dice, dunque, canta praticamente, bisogna rispettare tutte le religioni, anche se uno non crede molto. Perché c'è tutto un discorso molto critico, ovviamente, poi sui preti. Hay que respetar las religiones. Aunque uno no crea mucho, por aquellos años hasta el más pinto era creyente, los amos también creían. Ora introdurre anche un'altra cosa ancora più sottile, l'uso della lingua, cioè come non so, sia l'interpretazione sia una lingua diversa possono cambiare totalmente l'impressione. Vi faccio ascoltare due esempi che ci sono nel film, che io faccio sentire proprio appositamente, forse nel film uno non se ne rende conto della velocità del tutto. Sì, questa è l'info. Che io faccio ascoltare prima in spagnolo, che è, diciamo, la lingua portante del film, e poi nell'interpretazione tedesca di Isherwood. Nel primo caso siamo nella banera, e il testo dice: quando un piccolo nero era grazioso e carino, lo mandavano in casa dei padroni. E poi ci sono tutta una serie di cose, diciamo, terribili che accadono, no? Ecco, notate come nello spagnolo, anche nel tipo di interpretazione e nel suono anche che ha la lingua, ha una certa linearità, nel tedesco diventa quasi una cosa brechtiana. Quando un negrito era lindo e grazioso, lo mandavano dentro alla casa dello spagnolo. Wenn ein schwarzes Kind hübsch und zierlich war, nahmen die Herren es ins Haus und stellten, wer weiß was, mit ihm an. Questo è un altro esempio, invece, la gente è troppo nemica, per questo sto bene da solo. In spagnolo e in tedesco. Invidia y celos donde quiera. Eso, yo me siento bien solo. Die Leute sind mir zu feindlich, deswegen bin ich gern allein. Tra l'altro, questo è
quest'opera è stata fatta in parecchie lingue, in italiano, in francese, in inglese, tedesco, spagnolo, sono sicuro, poi non so di altre. Non è anche ricordato in partitura, cioè, cioè la Shortage, la, la versione spagnola è ottenibile. Però probabilmente. E qui l'abbiamo fatta in Hense, Hense tedesco e spagnolo, lei lì è inglese e tedesco. Devo dire che questo è interessante perché di solito, appunto, penso a quanto cambia, è vero, no? Il senso musicale sembra cambiare molto, o cambia. Beh, cambia anche interpreti, però, perché è vero, cambia anche una sì, e quindi le licenze che hanno gli interpreti. Esattamente. E però prende ragione di una cosa fondamentale, è che il peso che ha il testo o l'evento che viene narrato è tale che l'autore desidera che venga capito e quindi esatto, vorrebbe che fosse cantata una lingua che dove si è può essere capita. Se qui l'avessimo fatto in sì, lo so, oggi si può proiettare il testo, è un po' diverso. Ma però, posso fare una piccola digressione autobiografica? Nel lontano 1980 ho avuto la fortuna immensa di incontrare Kathy Berberian e di essere il pianista del corso che faceva a dove è nato a Empoli. A Empoli, vabbè, parte questo non era per vantarmi, come dire, però mi ricordo che mi raccontava del suo Pierrot Lunaire in una ventina di lingue diverse. Cioè lei aveva una, penso dico 20 perché non, ma un numero spropositato, compreso il giapponese. Aveva fatto il Pierrot Lunaire in 20 lingue diverse perché si dice, ma si deve capire. Cioè, adesso non so scemo cosa avrebbe pensato, però era molto generoso sul suo lavoro, lei era molto brava ovviamente, e molto capace soprattutto di imparare a orecchio le lingue, l'italiano era perfetto, assolutamente perfetto, e immagino il tedesco e l'inglese soprattutto. Ma quello che è interessante è che comunque l'atteggiamento era quello di si deve capire, che è diverso dal Lohengrin in italiano, secondo me. In questo tipo di lavoro il testo si deve capire. Però con una differenza fondamentale, che il testo Pierrot ha delle valenze simboliche, voglio dire, anche se ne capisci le parole, non è tutto chiaro subito, no? Quando si ascolta. Mentre nel caso di Cimarron c'è un tale desiderio di denuncia, certo. No? Di gesto politico, oltre che musicale, eccetera, ti si vuole una comprensibilità totale dell'evento perché è un testo di denuncia. Se lo si canta in una lingua. Bisogna anche precisare che il testo è anche molto basico, quasi ingenuo, naif, proprio oserei dire. Sì, sì, dice sì. Delle cose, non c'è niente di intellettuale, non c'è niente di. Cioè, quindi tutto viene riportato alla comprensibilità estrema. E in questo risultato che vedrete poi alle 19, in realtà. Io ho cercato di fare la stessa cosa in qualche modo, cioè ho cercato di essere quasi didascalico, insomma, di entrare dentro per far comprendere il meglio possibile. È una cosa che purtroppo mi accade, perché ogni volta parto con l'intenzione, dico, adesso faccio una cosa un po' più artistica, un po' più... E poi invece ho bisogno di... Sei un educatore. Sì, purtroppo sei la mia anima, vorrei essere, avere un'anima nera e invece un'anima più... Vabbè, a me piacciono molto le cose che si capiscono, sono sincero. No, poi in questo caso, cioè, in questo caso è la voglia di, sua di far passare la storia con una forza terribile, no? Questo utilizzare ogni mezzo musicale è perché al centro c'è la voglia di far passare questo evento e questa storia, e tu sei al servizio di quello, cioè il fatto che tu oggi non volessi parlare tanto di te o del film quanto di lui è perché tu ti sei messo al servizio per far passare l'opera, l'argomento, la storia nel mondo d'oggi, e i tuoi infiniti tagli che dai sul mondo d'oggi oggi attraverso le interviste sicuramente, insomma, ci conosciamo da tanto, servono a dire guardate che non sto parlando di storia antica, sì, sto parlando di una storia, ma potrei parlare dell'oggi. Assolutamente. Chissà quanti schiavi fuggitivi, siamo pieni di schiavi fuggitivi. Andiamo pieni. E peggio di schiavi che non riescono a fuggire. Esattamente. Dunque, no, io a proposito di questo, no, forse non so quanti tempi abbiamo, direi che forse siamo... Sì, possiamo andare avanti fino alle 18:30, dopodiché so che ci deve essere una reazione della sala.
quindi dovreste uscire tutti e poi rientrare. Però per esempio proprio in quegli anni no, ho portato una citazione di Bussotti, perché oggi sono fissato con Bussotti, vabbè, perché per affetto. Ma pensando a Henze proprio ieri mi è venuta in mente questa citazione da un suo libro, un vecchio libro, in cui parla proprio dell'impegno politico e dell'impegno del rapporto con il testo in questo senso, e dice che a un certo punto in realtà il musicare un testo, affliggere la composizione un significato a mezzo di un titolo prescelto, non illuminerà l'opera che indirettamente. Più avanti dice che io chiedo a uno scrittore come Braibanti o ai recenti massacri d'Algeria di prestarmi la parola e di indirizzare il mio sentimento, la mia musica non potrà rendere mai quella parola, raggiungere quel sentimento. Essa rimarrà chiusa nella sua natura puramente immaginaria e prigioniera della sua astratta fenomenologia di materia acustica. Tale è la condizione obiettiva di ogni arte sonora. Allora, esattamente negli stessi anni, più o meno, no? Devo dire che Rara Renko è più o meno quasi contemporaneo di Cimarron, nell'alveo della musica moderna, non d'avanguardia nel caso di Henze, ma per esempio in una scrittura così aperta come quella di Bussotti, tutti e due marxisti, perché anche Bussotti era comunista, quindi non c'è un problema di condivisione di tematiche sicuramente, ma uno dice io posso usare il testo come veicolo potente e la musica come veicolo a sua volta, e l'altro dice no, ma realmente io ci in realtà non c'è nessuna connessione tra il significato e il senso del testo e la musica, che è un fenomeno puramente sonoro, acustico. Quindi vedete, è abbastanza affascinante. Due persone quasi coetanee, un po' più vecchie. Quasi coetanee, e la stessa visione del mondo, anche politica, diciamo. Politica. Eppure esattamente. Non so, intanto per non rendere un monologo, anche perché forse adesso il nostro... Un dialogo, è vero che quando si dice se ci sono domande non ce ne sono mai di solito, però naturalmente saremmo felici se faceste a lui delle domande. No, tutti insomma. io ti chiedo da quanto, perché magari ce l'hai un po' detto, ma... l'idea di girare attorno al Cimarron, che storia ha nella tua vita? Perché per quello che so, tra l'altro, questo film non è un film nato negli ultimi sei mesi, cioè ha una storia lunga, quindi questo un pochettino magari te lo chiedo. Vabbè, intanto le fotocopie di questa partitura ce l'ho da più di 20 anni, credo, forse 30, non lo so. E quindi questo dimostra che era lì. E quindi c'è stato sempre un interesse, un'attrazione, diciamo, per questa, anche se io sono sempre stato legato, diciamo, alle avanguardie più truci, come gli amici che sto scherzando naturalmente, però diciamo che sono stato molto interessato anche a queste, diciamo, a queste aperture. Attenzione che la musica di Henze non è poi così facili, non sono canzonette, però ho sempre amato, diciamo, questa capacità di essere immediati attraverso anche la complessità. Per quanto riguarda invece la storia di questo film, è piuttosto curiosa, perché io ero andato con l'intento di fare un film sul Cimarron. Ero andato a Cuba nel 2016, attore cubano, siamo andati nei luoghi proprio dove diciamo, Esteban Montejo aveva vissuto le sue scorribande, diciamo, e ho filmato, facendo recitare anche il testo tratto da Barnett al nostro attore, e poi in Italia dovevamo registrare appunto con Isherwood e Company, un cast bellissimo, fra l'altro Magnus Anderson, eccetera, e quest'opera, se non che ci fu un accidente, non sto qui a dirvi, per cui non ebbe luogo, diciamo, questa registrazione, questa rappresentazione, e quindi
Poi ci furono altre questioni legate ai diritti e tutta un'altra serie di questioni, diciamo che mi mettevano i bastoni fra le ruote. A un certo punto io dissi: non è più destino, non. E lo misi via questo progetto proprio. E infatti scrissi un piccolo saggettino che si chiamava Lost in Lavana, scimmiottando poi il titolo di un documentario che aveva fatto Terry Gilliam, Lost in La Mancia, dove Gilliam raccontava l'impossibilità di fare un film su Don Quixote perché all'ultimo momento ne erano capitate sul set in tutti i colori, no? E allora fa questo documentario in cui denuncia l'impossibilità di fare questa cosa. E niente, poi c'è stata la pandemia, io cosa faccio? Mi giro i pollici, ripeto questo materiale che avevo girato, dico però è bello questi colori, questi climi, insomma mi piace, devo farci qualcosa. E allora ho ricucito insieme il tutto, pensavo da un mese all'altro di tornare a Cuba a girare le altre cose che mi mancavano, ma la pandemia continuava, anzi si aggravava, e quindi questo non è stato possibile. E con gli stratagemmi incredibili di comunicazione da qui all'altra parte dell'oceano, con rimediando un operatore cubano, rimediando un'amica cantante che poi vedrete, insomma, rimediando diciamo altre sequenze che mi mancavano, sequenze di copertura, più che altro eccetera, dell'ambiente cubano, dell'Havana, eccetera, sono riuscito ad avere queste altre riprese, con difficoltà incredibili, perché sapete, non è che a Cuba ci sia la banda larga o ci sia la banda, proprio la banda, sono bande di altro tipo. E quindi sono riuscito a ricucire questa cosa che voi vedrete, che per me è il risultato di un compromesso dovuto alle congetture, alle condizioni che si sono verificate, per cui ho tirato fuori miracolosamente questa cosa. Poi l'ho fatto vedere a qualcuno e mi hanno detto che è bello. Allora dico va bene. Noi due l'abbiamo visto, no, assolutamente non va visto. Ma non ti so che i cubani, mi è piaciuto molto. Cioè che sia un compromesso sono fatti tuoi. Cioè l'ha visto come se fosse questo esattamente, no? Perché non dovevo dirlo. Non guardatelo così, cioè quando un'opera lascia l'autore ormai è quello che è. Ci sono altri esempi, immagini che hai preso come esempio? Ma l'altra cosa interessante è che appunto, dicevo spesso, la scrittura musicale contiene praticamente dentro, all'interno, proprio i movimenti scenici, cioè essa stessa è scenografia, diciamo si fa scenografia perché evoca, ma evoca in maniera fedele proprio l'ambientazione. Questo è un esempio invece di una fuga, lui che fugge, Simon che fugge. Porque él gritó: ¡Agárrelo! ¡Agárrelo! Y yo pedí mi grupo mismo hasta encontrarme solo en el bosque. Ma anche improvvisata, sentire, cioè perché i musicisti hanno diciamo, dei
pattern che poi combinano insieme e suonano, come succede appunto in un'improvvisata, però per dare un senso a tutto che ricostruisce, diciamo, un certo tipo di tensione, in qualche modo uno spazio scenico. E tra l'altro sì, qui lo si vede in un attimo, ma ci sono infiniti casi nel corso dell'opera in cui ovviamente il flautista, non, insomma, per, di fatto tutti e tre sono chiamati a suonare le percussioni diventano una specie di ambiente sonoro, della, beh, è una frasaccia, però è chiaro che tutti possono suonare le percussioni, mentre prendere il flauto e suonare è una cosa per un flautista effettivamente, in generale. Ma le poveri percussioni. Lo so, detta così, ma suona malissimo, mi sono anche guardato in giro e c'erano colleghi di percussioni, ma mi sembra di no. No, però dato di fatto, insomma, tutti possono toccare uno strumento di percussioni, ma il fatto è che in questo modo le percussioni diventano l'ambiente sonoro, cioè disegnano lo spazio, oltretutto, no? E praticamente è la scena. Non lasciate perfetto. Sì, c'è anche da dire, l'avete anche intravisto, che io ho un po', come dire, moltiplicato, esagerato questi movimenti scenici, incrociando, ma questa è una caratteristica che c'è un po' in tutto il film, incrociando la rappresentazione dell'opera con il personaggio esterno, il mio personaggio del Cimarron, quindi che compie delle azioni, quindi una sorta di scena fuori scena che si rimbalzano a vicenda, ecco, per creare questa sorta, anche se vogliamo, di osmosi fra appunto il personaggio che racconta, il personaggio che vive e l'opera, che è una cosa conclusa in sé, perché il personaggio in realtà è il personaggio non di Enze, il mio personaggio, ma il personaggio di Barnett, certo. Il personaggio di Barnett che racconta e quindi che si sovrappone, che entra in dialogo col personaggio dell'opera di Enze. Sembra un po' complicato, però questo vuole essere. Io fermerei qui, nel senso che non so più che siano, veramente sarà 18-18 il momento. Mi dispiace, se ci sono domande potete naturalmente farle, mi dispiace dire, ho visto che purtroppo il fatto di uscire per lasciare errare una regola del gioco senza la quale ci chiudono, qualcuno ci potrebbe chiudere il conservatorio, quindi questo è un obbligo assoluto in questo momento. Penso che così in questo modo rimane, ecco, sì, infatti credo che l'ultimo esempio fatto dà molto l'idea del dentro e fuori del film tra esecuzione, diciamo fiction, eccetera eccetera, ma è solo un piccolo esempio di quello che vedrete dopo. Sì, ringrazio. Una domanda. Ah, fantastico. Se c'è, è meraviglioso. Ecco, lo sapevo che c'era. Fantastico. Mi diceva anche una curiosità. Se hai avuto contatti con Barnett, se a Barnett è piaciuto, mi incuriosisce un po'. Allora, Barnett è una sorta di personaggio imprendibile. Cioè, lui è stato anche ministro della cultura, cioè, lo scrittore più in vista cubano. E l'ho incontrato, ma poi so che questo film gli dovrebbe essere pervenuto in mano attraverso il viceministro della cultura, che l'aveva visto e gli era piaciuto. Non so che, perché sa, le comunicazioni con Cuba non sono così facili, per tanti motivi, ecco. E, fra l'altro, poi ultima cosa, io volevo parlare anche di Cuba, perché chi di voi è stato a Cuba sa che è una realtà molto particolare, molto unica nel suo genere, questa mescla, come dicono i latinoamericani, di tradizioni, di culture, di colori, eccetera, secondo me è molto più intensa che in altri paesi latinoamericani, combinata anche a un superamento vitalistico di tutte le difficoltà che il popolo cubano ha avuto. Adesso, prima del film, ci sarà un rappresentante dell'Associazione Italia-Cuba che dirà proprio due cose in conto sulla situazione cubana, che è veramente piuttosto terribile. Ecco. Altre domande? Sì? Volevo sapere se ha voluto mettere delle immagini sulla musica di Enze, l'ispirazione è stata la musica, se lei ha voluto fare il film su questa storia e poi, scegliendo quale musica usare, ha deciso di usare quella di Enze. No, tutto in funzione della musica di Enze.
diciamo che le cose che faccio generalmente, anche il tipo di montaggio che faccio, è sempre esclusivamente in base alla musica, cioè in accordo, contrappunto, che si voglia, sempre con la musica, è sempre un accostamento. Per me anche una singola immagine immobile, la vedo, è come se fosse calamitata da quel suono. Per me è così, non può che essere così. So che questo è arbitrario, però per me è così. Infatti non c'è una regola precisa. Quando mi occupavo di musica e cinema, facevo le mie proprie conferenze, dicevo sempre che qualsiasi musica si può abbinare a qualsiasi sequenza cinematografica. Il risultato che cambia, ma è tutto lecito. In realtà è così. Bene, se non ci sono altre domande, io naturalmente ringrazio, noi due ringraziamo Francesco per essere con noi e vediamo finta la mezz'ora circa, tra 35 minuti circa.